grazie a tutti di cuore, grazie a chi lascia in eredità, a chi verrà, questo monumento, grazie anche a lei signora, grazie di cuore. Emanuele Santicararo ha fatto la Croce Rossina nella caserma della mia parrocchia a Milano, alla Santa Barbara, e come è accaduta a un'altra famiglia di carabinieri, strana la vita, io sono stato qualche settimana fa in campagna ai funerali del vice brigadiere Cercello Rega, che è morto in servizio per mano di un delinquente che si era sposato poche settimane prima. Poche settimane prima, nella stessa chiesa, incredibile, nell'arco di meno di due mesi, il matrimonio che segna l'inizio di una nuova vita e il funerale che comunque non è la fine di niente, però nella stessa chiesa. E anche la coppia che c'è su quella fontana si era sposata poche settimane prima. È chiaro che se uno nel 1982, dopo i festeggiamenti dell'Italia che vince i mondiali, va a fare il prefetto di Palermo e, come diceva, senza peli sulla lingua, viene mandato a fare il prefetto di Palermo coi poteri del prefetto di Forlì, evidentemente sapeva che metteva in conto di rischiare qualcosa. Però, come diceva Paolo Borsellino, chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ha paura muore una volta sola. E io penso che sacrificare la propria vita per il proprio paese da parte di un servitore dello Stato. Sì, io sono stato a Corleone con orgoglio, dove ha cominciato coi gradi Carlo Alberto Dalla Chiesa a inaugurare la nuova sede della Polizia di Stato in un bene sottratto alla mafia. Sono stato a Platì a inaugurare il nuovo commissariato della Polizia di Stato in un bene sottratto alla mafia. Sono stato a San Luca, nel cuore dell'Aspromonte, così come sono stato a Castel Volturno, perché io sono convinto che questa Italia possa, voglia e debba essere unita da nord a sud nel nome delle persone per bene, che ci sono a Borgosese come ci sono all'Aspromonte, che ci sono nel Bellunese come ci sono nel Corleonese. E chi indossa una divisa, donne e uomini che indossano una divisa che io ho avuto l'onore, il più grande onore che il buon Dio e gli italiani mi potessero concedere di fare, non essere il loro ministro, ma essere a loro servizio per un anno. E finché campo sarò grato per la fortuna di essere stato ministro dell'interno di questo paese al servizio di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, penitenziaria, finanza, polizia locale, tutto il comparto sicurezza. Non apprezzato da tutti, ogni tanto qualcuno storce il naso, però poi quando hai bisogno chiami i carabinieri, chiami la polizia, chiami i vigili del fuoco, chiami la Croce Rossa, non chiami la fata turchina. Quindi per fortuna che ci sono, per fortuna che ci siete. Guardiamo avanti, sempre. E comunque, da una situazione negativa può nascere sempre una situazione positiva. Anch'io sono contento, non sono un critico d'arte, però quando porterò i miei figli in questa piazza capiranno di che cosa si tratta. E quindi ringrazio gli artisti perché ci hanno lasciato qualcosa che anche noi umili esseri umani siamo in grado di capire, rappresentino un momento di affetto, di speranza, di battaglia. E poi uno torna indietro. Nando Dalla Chiesa l'ho conosciuto nel 93, eravamo su fronti opposti in Consiglio Comunale a Milano, ci ritroviamo dopo 26 anni in questa piazza e io sono contento perché si può avere un'idea politica diversa, però il bene del paese viene prima di tutto e davanti a tutto, e quindi sono contento, Nando, di ritrovarci in questa piazza dopo 26 anni, dopo aver fatto battaglie in Consiglio Comunale su fronti opposti. Ovviamente è la piazza vostra, però sono nel mio piccolissimo, sono contento che sia poi così tanta comunità,
Non è normale, e questo è il bello dell'Italia, non è normale che un sabato pomeriggio di fine estate ci siano migliaia di persone per una fontana intitolata a due eroi. Ogni tanto si abusa del termine eroi, però quando esci una sera di settembre a Palermo, nel pieno della guerra di mafia, guidando tu, per chi non se lo ricordasse, guidando tu, perché quella A112 la guidava Emanuela Setticararo con di fianco il generale Dalla Chiesa, e il ragazzo della scorta, massacrato vigliaccamente anche lui, era dietro. Quindi vuol dire che non avevi paura di niente e di nessuno. Se uscivi dalla prefettura di Palermo sulla tua A112 guidandola e sfidando evidentemente un potere che grazie anche a quel sacrificio è sempre meno forte, perché grazie a gesti come questo e come quello la mafia ha cominciato a perdere e la mafia perderà grazie a voi, non grazie alla politica, grazie, la mafia perderà grazie all'Italia e agli italiani. Ce l'abbiamo sotto casa, lo ricordava il sindaco, non è quella con la coppola e la lupara, adesso è quella che investe in fondi finanziari, che compra ristoranti, che compra agenzie, che investe in villaggi turistici, quindi bisogna sempre avere gli occhi aperti. E quindi sono contento che ci siano anche tanti bambini, e chiudo qua, perché ovviamente il futuro è in mano loro, quindi onorato di aver servito questo paese, continuerò a servirlo. Non è il titolo di studio che fa un uomo e non è il titolo di ministro che fa un uomo. Uno può combattere semplicemente col suo lavoro quotidiano, qualunque sia l'incarico che ha l'onore di gestire per il bene del suo paese. E io continuerò a combattere per il mio paese, anzi lavorerò un'ora in più rispetto a prima, quindi non ho nessuna intenzione di diminuire il mio impegno, anche per onorare le tante donne e i tanti uomini che non ci sono più. Qualcuno ovviamente più importante e più ricordato, barbaramente massacrato. Mi rileggevo nei giorni scorsi le intercettazioni di Totò Riina in carcere, che diceva, vantandosene, gli abbiamo sparato anche dopo morti, e parlando di Carlo Alberto Dalla Chiesa diceva: questo per venire qua deve essere un folle. Io mi sono riletto L'elogio della follia, e il mondo lo cambiano le persone folli, coraggiosi, che hanno idee grandi in testa e che non smettono di sognare. Quindi chiedo ai bimbi di questa piazza di continuare a sognare in grande, perché questo paese merita grandi sogni e merita grandi donne e grandi uomini. In bocca al lupo, buona fortuna, buona vita a tutti. E rientrando a Milano, passando davanti alla caserma Santa Barbara, ricorderò chi a Borgosesia vivrà per sempre in questa fontana. Grazie a cuore, grazie di cuore a tutta la comunità piemontese italiana. Viva l'Italia e viva la libertà e la democrazia sempre. Grazie al senatore Salvini per questo importante intervento. Io vi chiedo anche...